Comandante, due importanti operazioni a San Severo e a Manfredonia, due operazioni antidroga. Sì, l'esecuzione degli arresti di questa notte a San Severo e a Manfredonia ha aperto due squarci sul mondo della droga. A Manfredonia l'operazione ha evidenziato una dinamica complessa tra gli spacciatori. Uno estorceva all'altro i soldi e l'altro voleva che spacciasse solamente da lui. A San Severo invece l'indagine ha consentito di evidenziare una modalità di spaccio molto attenta. C'erano chiusi in una saletta in uno stabile popolare al piano terra e da lì controllavano gli acquirenti e stavano molto attenti a eventuali forze dell'ordine che volessero controllarli. Era una specie di mini market della droga organizzato con cocaina, hashish e marijuana. Operazioni che dimostrano quanto la droga sia ancora uno dei business principali delle organizzazioni criminali. Sì, assolutamente sì. In particolare a Manfredonia abbiamo capito che la rendita giornaliera era di 500 euro in tempi normali, addirittura fino a 1.000-1.200 euro d'estate. Quindi sì, il mondo della droga è ancora purtroppo molto redditizio. Attorno girano anche altre dinamiche. Effettivamente vicino a Monte Sant'Angelo abbiamo sequestrato anche un fucile a canne mozze nella disponibilità degli spacciatori.